Un'idea che nasce e si fa strada pian piano da un lavoro che ben presto è diventato una passione per Gustavo Boresta, tecnico riparatore di macchine da cucire. E grazie a lui, se oggi Filottrano, polo d'eccellenza della sartoria Made in Italy, possiede un museo della macchina da cucire, aperto al pubblico e che cela al suo interno tanti altri tesori e curiosità. Gustavo, una grande passione che l'accompagna ancora oggi, più di 250 macchine da cucire solo all'interno del museo, la prima del 1862. Da dove è nata questa passione? Sicuramente da mio papà. Quando ero piccolo cominciavamo a smontare i pezzi e a rimontare la meccanica. Parlavamo della prima macchina da cucire del 1862, sicuramente un pezzo difficile da trovare. Come è riuscito a reperire in giro per il mondo queste macchine? Da amicizie, contatti a livello internazionale e poi dopo, siccome ho lavorato dalla Cina al Centro America per mezza Europa, guardi, vedi, ti appassioni e porti a casa. Di tutti questi 250 e più marchi che ci sono, non ce n'è più uno attualmente che produce, hanno le proprie fabbriche e le rivendono. Praticamente adesso tutto viene costruito in Cina, o in Cina o in Giappone. Brevettata nel 1846 dall'inventore statunitense Elias Howe, pioniere peraltro della costruzione della cerniera lampo, negli anni, nei decenni, la macchina da cucire ha subito molte evoluzioni e migliorie, fino a diventare lo strumento all'avanguardia che conosciamo oggi. E questa storia la racconta magistralmente Gustavo, che troverete ad accogliervi all'ingresso del suo museo, situato accanto alla Porta Marina di Filottrano. La prima macchina a cucire chiaramente era molto lenta, ma molto bella, con le calcomanie, madreperle e quanto più era possibile renderla bella, perché erano per pochi eletti. Qui nel Museo della Macchina da Cucire di Filottrano non solo macchine da cucire, ci sono anche altre attrezzature, come per esempio la macchina da cucire però chirurgica. Esattamente, e le macchine da cucire serviva per rendere il più veloce possibile la cucitura in sé per sé e di conseguenza anche a livello chirurgico. A che epoca risale? Quella lì è del 1930-34. Questa è una Moldacott costruita in Inghilterra intorno all'anno 1880. È la macchina da cucire più piccola in assoluto al mondo. Questo è un modello per timbrare i cartellini da applicare poi sui capi di abbigliamento per evitare che si possano mescolare con le tinture, i modelli, le taglie e quant'altro. Adesso vediamo il processo di funzionamento. Vado. Allora, trasporta la carta, timbra, poi inchiostra di nuovo, trasporta la carta e timbra di nuovo. E così via. Qui all'interno del cassettino abbiamo tutte le lettere e i numeri che servono per poter cambiare le taglie, i numeri, la composizione dell'etichetta che sia. Questo è un pezzo sì importante perché è il primo modello della Wilcox & Gibbs per fare le cuciture sulle giacche o cappotti che sia con questa cucitura tipo punto punta a mano. È un insieme di tecnologie da far paura. Questa è una macchina francese per cucire la pelle. Guardate il movimento dell'ago e del piedino. Si solleva, viene in avanti e poi trasporta il materiale. Questo è l'unico modello di macchina che cuce in maniera trasversale.
quindi tantissime curiosità, come per esempio i listini delle macchine da cucire che si trovano sui muri, ma anche i pezzi di ricambio, perché il museo della macchina da cucire di Filottrano del signor Gustavo Boresta non è solo museo, ma è anche un posto in cui si può portare la propria macchina da cucire, quella che si è rispolverata in cantina, per le riparazioni, perché il signor Gustavo è in grado di riparare qualsiasi macchina, lo vogliamo dire? Sì, sì, con numerosi pezzi di ricambio, e quindi sicuramente ritornerà funzionante. E allora andiamo a vedere lo spazio dedicato invece alla riparazione delle macchine da cucire e anche a un'altra novità. Si organizzano dei corsi di cucito proprio all'interno della sede del museo. Gustavo, alla nostra destra il suo laboratorio personale dove ripara le macchine da cucire, che vende anche. Esattamente, e quindi posso dare un servizio completo dalla A alla Z. Invece qui alla nostra sinistra troviamo delle nuove macchine da cucire, ovviamente largo anche a loro, largo ai giovani, come si dice. Proprio su questo tavolo, in questa sede, il signor Gustavo organizza dei corsi di cucito. In che cosa consistono? Come è possibile accedervi? Come è possibile ritrovare delle informazioni? Semplicemente basta o telefonare o mandare un'email, e quindi fa l'iscrizione. Le prime 8 lezioni sono gratuite, dopodiché c'è un costo minimo, e praticamente noi da un disegno tiriamo fuori l'abito. Alle sue spalle ritroviamo anche dei capi che sono stati realizzati proprio durante uno di questi corsi. Esattamente, e un mese di giugno di quest'anno già abbiamo fatto, oltre ai vestiti, anche una bella sfilata qui a Filottrano.